secondo me perché è servito prendere parte a questa presentazione. Io nel mondo dell'80 avevo 7 anni, quindi più o meno 10-7 anni qua. Quindi non ricordo questo terremoto un po' come un gioco, anche perché il mio paese non è stato distrutto, ci sono stati morti come se ne è stato danneggiato, però morti non ce ne sono stati. E ricordo una cosa che dico, quando ci fu la scossa quella sera del 23 novembre dell'80, questa è la sera del 30, io ero a cinema con i miei genitori e stavo parlando con mio padre, gli chiedevo ma perché c'è la guerra? I signori armati cosa sono? Invece queste domande, ma che provviso dava la corrente? E mio padre cominciava a imprecare contro il figurino, perché andava male, pensava che avesse creato un corticircuito. Poi all'improvviso cominciava a girare lui, mi trovai sotto il tavolo, e niente, questo ricordo di quella sera. Però più che altro, io con la mia testimonianza vorrei dopo sentire la vostra curiosità, cosa pensate a voi del terremoto, cosa pensate di questo che è accaduto. Anche subito, che cos'è il terremoto? Lo sapete? No. Non sapete cos'è il terremoto? Che succede? Tu senti, non so se vuoi vedere perché una scossa, è mai capitato. Che cos'è il terremoto? È solo la terra lunga, ma tu non ti sei mosso, non hai avuto paura, non hai visto muoversi dei lampadari, delle cose che... Pensate che quello che hai perdito tu, che forse è la scossa che c'è, però questa scossa qua è stata fortissima. E avevano due tipi, sapete che delle volte erano due tipi di movimento, sapete? Come si chiama? Uno è ondulatore e l'altro è... Questa scossa qua è stata ondulatoria e sussurgatoria. Quindi alla fine è diventata così, cioè, è durata 90 secondi. Quindi immaginate un po', nel 90 secondi era così forte. In tanti paesi sono stati messi al suolo, distrutti, proprio per la potenza di questa scossa. Quindi immaginate quello che si è accaduto proprio nelle 80. Una grande paura. E poi soprattutto molte persone che sono morte senza casa. Io la casa non l'ho avuta per una decina di anni, sono pure fortunato. È cambiata la vita dopo la sera. Immagina che tu adesso vai a casa se tu non c'è più. Come ti senti? Oppure dormi a casa e una o due persone, troppo non le troverai più. Questo lo dico per capire quello che è successo proprio quella sera, in pochi secondi, in un attimo. Buongiorno, chiedo scusa al professore, al sindaco, a coloro che mi hanno invitato, cioè mi hanno invitato, ma purtroppo il lavoro nostro, mi rimetto comunque in materia di comunque. La mia presenza comunque è stata dall'inizio con voi, perché una volta invitato, mi è sempre piaciuto e mi piacerà partecipare a qualsiasi tipo di manifestazione. Io all'epoca del terremoto ero un ragazzo di 20 anni che andavo a scuola, diciamo mi ero appena diplomato a luglio, quindi in cerca di lavoro, eravamo una festa di compleanno da una cara amica nostra che era stata appena operata di cuore all'epoca, chi veniva interessato con malattia al cuore generalmente si moriva, non aveva la possibilità di riprendersi e stavamo festeggiando il suo ritorno in mezzo a noi e abbiamo avuto non tutti perché il mio paese è sul mare un po' lontano dalle vicende, ma comunque abbiamo vissuto, qualcuno di noi partecipò pure a venire in questi corsi. Io lo ricordo all'epoca che dovevo venire a fare il geometra, poi per un carino burocratico non partiva più dei compagni miei che vedono qua sulla zona a prestare con la ditta Schiavo che ha fatto più o meno la ricostruzione immediata, diciamo così. Quindi questi grandi eventi luttuosi e non che avvengono per cause naturali non sicuramente solo per colpa dell'uomo, tipo l'alluvione che
diciamo di responsabilità, fanno sì, mettono una pietra miliare al corso della storia. Noi ci ricordiamo Firenze per l'alluvione del 66, ci ricordiamo Messina per il terremoto del 900, ci ricorderemo i nostri posteri, si ricorderanno dell'infine il terremoto dell'80, non qualche altro evento che avviene, avverrà o che è avvenuto negli anni della storia. Sono grandi lutti, ma è giusto ricordarli, perché nel ricordo si capisce che cosa abbiamo noi che possiamo ricordare nei confronti di coloro che purtroppo non ci sono più in mezzo. E con questo chiudo buon lavoro al professore Daniele De Vita, che qualche volta è capitato di spicciolare in qualche ricordo storico, che vi sono sempre messo a disposizione in tal senso, non so se c'è qualcosa nel libro che andiamo a commentare. Buona giornata, grazie e buon lavoro a tutti. Buongiorno a tutti. Posso alzarmi? Posso mettere? Posso mettermi più vicino? Mi metterò più vicino a voi, scusate. Allora, io sono un giovane ricercatore dell'università e sono anche uno scrittore. Ho scritto questo libro, che è il mio primo libro. Però io non so voi che conoscenza avete della storia di Senezia e della storia del terremoto, quindi volevo farvi come prima cosa una domanda, e voglio che qualcuno di voi risponde su che cosa sapete voi della storia di Senezia prima del terremoto. Se, che cosa immaginate che sia successo il 23 novembre 1980? Voi qui, il paese vecchio, lo vedete sempre. Quando fanno il corso per trovare di fronte, quel paese era Senezia prima del 23 novembre 1980. Ancora oggi è lì. Dal primo momento, 90 secondi, è cambiata la storia di Senezia, di molti dei vostri genitori, di molte delle persone che avete ascoltato prima, e quindi è qualcosa di importantissimo per la storia di Senezia, di Deora, del mio paese, di Caposele, di Nagliano, e così via. Quindi vorrei sapere da voi che tipo di, che cosa vi è stato raccontato dai vostri genitori, dal vostro padre, dal catechismo, dai vostri insegnanti, anche solo due o tre di voi. Senza avere paura, perché tanto vedete, io non è che sono, non mi metto nessun voto, perché voglio solo raccontare. Non li mangia più i bambini. È stata la promessa. Allora, superate la timidezza, per favore. Ne abbiamo parlato tante volte, abbiamo fatto anche le ricerche storiche l'anno scorso, quando abbiamo fatto le tradizioni di sei costruite. Non vi vergognate, alzate la mano, forza. Quando guardate quel paese, che pensate? Che vi viene? Forza. Ora vedete che lì dietro c'è il presente, no? Questi paesi molte volte, io parlando con la maestra prima diceva, non un presente. Nel senso che, però quel paese, prima del 23 novembre 80, alle 19, era vivo, non era un presente. Nessuna domanda, devo parlare solo io. Io sono venuto per parlare con voi, quindi se fate parlare solo me, me ero anche dispiaciuto. Qualcuno della terza media che non mi piace comincia a dire qualcosa, quello basta che parte il primo, poi parla di questo, chi è più spinto e riesce a parlare? Eh? Chi vedo Luisa, vai. No, alza che parla, vai. Come ti sei ancora? Perché primo deve essere un paese allegro, invece nel 90 secondi è successo il è una società che ha passato delle persone che hanno visto dei parenti, delle case che cadevano, perdevano tutto. Bella considerazione. Qualcun altro? Forza, già. Forza.
Gelsomino. Non mi vergognate. Gelsomino è la memoria storica. Questo mi ha raccontato. Quando passi per il centro storico e vedi l'uscelletto che cammina, che cosa pensi? Quando andate a giocare? Quando andate a giocare a Sant'Antonio? Cioè qua chi c'era? Come c'era? Come era il periodo? No, fatevi una, già alzate e parlate qualcosa. Va bene, così noi. Se non viene nessuna domanda, così noi. Vi leggo praticamente una cosa che c'è nel libro. Io sono nato il 23 novembre 1980 con Vivo Segni, sono nato il 23 maggio 1980. La mia famiglia era di grande Svizzera, io sono nato lì, mia mamma era e ora mio padre è vicino a me. Quando mi hanno raccontato dopo queste cose, che in questi mesi non potevo capire niente, quando è successo il terremoto, mia nonna, che è quella che è la copertina di questo libro, con una foto un po' magari brutta, mia nonna gli crollò un pezzo di soffitto sulla faccia ed ebbe una fattura una ferita, ma soprattutto mia zia che aveva 13 anni morì, come sono morte 68 persone qui a Senerchia. E poi mia nonna venne portata, mio padre andò a Teura dopo due giorni, prese mia nonna e la riportò da me, però siccome era ferita mi ricordo quando anche nei mesi dopo che io crescevo, mi ricordo che dicevano di non farla vedere perché per me poteva essere lontano. Poi, crescendo, sono tornato a Teura quando avevo 4 anni, ho fatto le scuole di asili, le scuole elementari, le scuole medie, non prefabbricate, applicato, come quelli che ancora vedete forse qui, anche se sono stati restaurati nella parte di sotto di Senerchia. Le prefabbricate di legno, mia zia, mia nonna, abitavano in fabbricati di legno. Quindi tutta fino a quando non mi sono andato a scuola, a 14 anni, alle scuole superiori, poi quando sono andato all'università, io vivevo in un paese dove non c'era niente, non c'erano campi sportivi per giocare, non c'erano spazi, non c'era una piazza, c'erano solo cantieri, si vedevano ruspe, si vedevano scavatrici, si vedevano cemento, e io vedevo che crescevo in un paese così, un paese che si trasformava, un paese che si trasforma e viene cancellato in 90 secondi, un paese in cui cambia tutto, qui la gente perde i luoghi di riferimento, il bar, la piazza, il fatto di vivere vicino ad altre persone. Questo ha fatto nascere in me la curiosità di voler recuperare la memoria. Voi sentite tanto questa parola, memoria. Ma immaginate una cosa, chi di voi, sapete tutti la Cervestrante, immagino? Sapete la Cervestrante? Sì? Sapete che cos'è allacciarsi le scarpe? È il ricordo della prima volta che avete imparato a allacciarvi le scarpe, è la memoria della prima volta che avete imparato. Se voi perdete la memoria non sapete più allacciarvi le scarpe, e così anche camminare, anche per fare tutte le azioni che fate tutti i giorni. Questo per farvi capire quanto la memoria è importante. Immaginate la memoria di un paese, di una comunità, delle persone, quanto può essere importante. Perciò io ti dico che sapere quello che è successo quella sera del 23 novembre 1980 è importante. È importante non solo perché io ci devo scrivere il libro e devo venire qui a parlare, oppure perché bisogna ricordare giustamente quelle persone che sono scomparse. Io ti invito, e invito anche magari il maestro e il professore a farlo, andate a casa dai vostri genitori, chiedete a loro che cosa stavano facendo in quel momento, il 23 novembre 1980. Io sono sicuro, al 100%, che tutti ricordano perfettamente dei 90 secondi. Non si possono dimenticare. Sono 90 secondi che hanno cambiato tutto. Il libro di uno dei libri di Mino si intitola Quel minuto che ci ha cambiato, se non sbaglio, questo è il titolo. Quindi quello che voglio dire è che andate a casa, scrivete, prendete carta e penna, prendete un registratore, oppure solo carta e penna, basta, oppure anche solo ascoltare, che è importante. Spegnete un attimo la televisione molte volte, mettete ad ascoltare i vostri nonni,
Quindi io credo che questo tipo di cosa è importante, credo che sia fondamentale, perché avete visto, queste sono zone dove i terremoti succedono sempre, ma non bisogna avere paura di passare il terremoto, perché uno dice, ah, mamma mia, qui deve tremare, deve tremare, io ho paura. La paura si sconfigge sapendo cosa fare quando succede una scossa. Gesù mi dica, Gesù. Però visto che prima dicevo questa cosa, sorridevi, perché sorridevi? Perché non ti piace andare dai tuoi nonni, dai genitori a parlare, per cui non ti piace. Perché? E che ti piace fare quando stai? Caso tanto ti piace. L'economia, non c'è più il lavoro e andano via altre persone. Noi dobbiamo
impegnandoci, dando un po' del proprio tempo, anche il vostro tempo, quello che avete di tenere in mano. Prima dovete fare compiti, dovete studiare, è importante, importantissimo. Poi però potete anche dare un po' del vostro tempo a fare un'attenzione per il vostro paese, per la vostra famiglia, vivendo, cercando di amare il posto dove state e renderlo migliore. Io non voglio parlare ancora a lungo perché mi è proprio che a voce. No, voglio sentire voi se avete qualcosa da dire, se avete qualche domanda da fare, dopo quelle cose che ho detto. Grazie.